Don Pier Domenico e sono il parroco di Piccianello da 10 anni, quindi un periodo abbastanza significativo rispetto a quella che è la storia del rione, che ha una storia molto più lunga naturalmente. Forse a differenza degli altri quartieri e anche di Matera, Piccianello ha una forte identità, per cui penso che una storia si possa fare realmente, sia anzi, è l'orgoglio stesso del rione in qualche modo che ci tiene a questa breve ma intensa storia di quartiere, e troverà terreno fertile un progetto del genere, anche perché di recente abbiamo collaborato anche con l'Università di Basilicata per un percorso in gran parte nelle tradizioni materane presenti in alcuni testimoni proprio qui a Piccianello, anche dal punto di vista gastronomico, in qualche modo, no? della cucina proprio tipica materana, le tradizioni di un tempo, ed è stato molto partecipato anche dal quartiere un'iniziativa del genere, per cui penso che sia da accogliere veramente con entusiasmo una proposta del genere. La parrocchia è diventata anche il centro di aggregazione, di socializzazione delle nuove famiglie che arrivavano, che si sono sentite molto legate anche alla vita della parrocchia, per cui al di là della persona del parroco è l'entità proprio parrocchia in quanto tale che costituisce un punto di riferimento e può essere un propulsore anche per un'attività di questo tipo. Tutto ciò che va in questa direzione non può che essere benvenuto in qualche modo e aiutato per quanto possibile, insomma, senz'altro, perché è vero che qualcuno ha detto che dalla cultura non si mangia, ma io non ci credo, perché la cultura è anche occasione di sviluppo, è occasione di progresso, è occasione anche di lavoro, senz'altro, perché non cammina senza i piedi degli uomini, insomma, anche qualunque progetto culturale, e quindi che ritorni anche dal punto di vista economico sul quartiere, sulla città, insomma, non si può che accoglierlo benevolmente e anzi aiutarlo, sollecitarlo e aiutarlo senz'altro.